Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo sulla ferrovia Roma-Milano in compagnia di Pietro. Roma-Milano, Roma-Viterbo. Buongiorno a tutti, sta arrivando il treno della ferrovia Roma-Viterbo. Siamo in compagnia di Pietro, lo conoscerete tutti. Benvenuto, è arrivato da Milano. È arrivato perché andremo ad esplorare il tratto di ciclabile del Tevere da Castel Giubileo fino al mare. Ovviamente la ciclabile può essere presa da qualsiasi parte di Roma. Se la vogliamo percorrere tutta, dobbiamo andare a Castel Giubileo. E purtroppo i treni in servizio su questa linea non sono attrezzati per il trasporto di bici tradizionali, che è formalmente vietato. Dovete fare come Pietro. Infatti le bici pieghevoli qui, come dappertutto, viaggiano sempre gratis. Stiamo per arrivare a Saxa Rubra. Labaro. Labaro, si dice Labaro. Labaro, non Labaro. Ho imparato. E inizia la ciclabile del Tevere. L'ultima tappa della Regina Ciclarum, la futura ciclovia che parte dalle sorgenti del Monte Fumaiolo, attraversa Roma da nord a sud e raggiunge il mare di Fiumicino. I primi 33 chilometri, denominati Terre del Nord, sono su sede ciclabile, protetta e pavimentata, mentre i restanti 22, detti Via del Mare, sono prevalentemente su strada bianca, all'interno della riserva del litorale romano. Questo che vedete è il primo tratto, si sviluppa complessivamente per 11 km e da Labaro, nei pressi di Castel Giubileo, arriva fino a Ponte Flaminio, alle porte di Roma. Il fondo segue quasi fedelmente l'argine destro del Tevere e la pista, totalmente in pianura, è veramente uno spasso. Ovviamente non sarà tutta così, però per ora stiamo facendo un figurone, il milanese è rimasto letteralmente a bocca aperta. Qui su Corso Francia inizia Roma, eccoci! Allora, qui arriviamo ad una delle prime criticità, se le vogliamo chiamare così, è tale quando ci troviamo a girare con dei minori o con delle persone inesperte, però è un punto in cui non si è ancora riuscito a trovare una consecuzione sicura e agevole per le persone in bicicletta, perché si finisce su un marciapiede. Vedete, bisogna stare attenti perché il marciapiede è molto stretto. Qua siamo a Ponte Milvio, che è un luogo storico, giusto? Esatto, è un luogo particolare perché qui si sono incontrati Massenzio e Costantino, una battaglia storica fondamentale per la nostra storia. Costantino sognò il Cristo, che gli disse vai e vinci, e effettivamente vinse, e da lì iniziò il corso della Roma cristiana. E inizia anche il nostro percorso a piedi per qualche metro, perché la ciclabile. Esatto, qui finisce il primo tratto fondamentalmente, adesso lo andremo a ribeccare più avanti. Canottieri Roma. Sì, non hanno mai fatto il derby, chissà, Canottieri Roma, sì, Canottieri Milano. Ma Canottieri Milano è forte, È forte? Qui ci mescoliamo a tanti altri utenti della via, che da infrastruttura turistica diventa asse per lo svago, ma anche per la mobilità cittadina. Incontriamo ora persone che si allenano, ma anche ciclisti urbani in giacca e cravatta che vanno al lavoro. Se ci si sposta si vede anche un pezzetto di Castel Sant'Angelo, occhio a non finire in acqua però. Non so se avete visto piccolino il cupolone. Soprattutto la città eterna ci rivela angoli di natura inaspettata, scorci silenziosi, prospettive secolari che non è facile cogliere da lassù, dal traffico. Ah, a proposito del traffico, qui non si vede e neanche si sente. E anche qui non è che siano tutte rose e fiori, Purtroppo la suggestione di scivolare a livello dell'acqua ha come pegno da pagare il fatto che spesso, durante le piene del fiume, la ciclabile diventa navigabile. Attenzione, qui ci sono le rapide del Tevere, teniamoci forte! Inoltre, proprio sopra di noi, e d'estate anche sulla banchina stessa, c'è la movida, e non tutti, quando alzano il gomito, riescono a tenere bassa la loro stupidità. Si incontrano infatti molti vetri di bottiglia, pertanto una camera d'aria in più di scorta non guasta.
E questi erano ormeggi? Vedi, sono il signore dell'anello. Vai, vai, scappa, via, via, via. Il più importante punto di via di comunicazione è stata il Tevere per i romani, ma anche per molto tempo dopo, perché tutte le merci arrivavano via mare. C'era una spola, proprio un servizio commerciale da Fiumicino fino a qui. Allora, sei pronto? Dai, che qua dobbiamo lasciarla, vai! Forza! Usciamo a Ponte Sublicio, dai, dai, dai! Spingi, spingi su quei pedali, dai! Dai! Coraggio! Grandissimo! Più avanti a Ponte di Ferro, quello vero. A causa di un incendio è caduta una struttura del ponte sulla ciclabile. Sta lì da parecchi mesi, non è stata ancora tolta. Ma noi abbiamo il bypass. In compenso, vieni. Ti faccio passare a Porta Portese. Porta Portese? Eccola, la stiamo varcando ora. È storica, sì. Se c'è bisogno di riprendere qualche pezzo, una camera d'aria, una riparazione, ci sono i box. Eccoci qua, un bellissimo incrocio alla romana, anzi direi all'italiana, che purtroppo dobbiamo affrontare. C'è anche un'altra alternativa per riprendere di nuovo la ciclovia. Si può proseguire dritto su Viale Marconi, ma noi andiamo nella zona post-industriale di Ostiense, al gazzometro. Vedrai che ti piace. Wow! Si prosegue adesso tutto a pezzettini fino a di nuovo a un punto, poi dopo bello lungo. Dobbiamo andare dritto, però come vedi hanno fatto questa bellissima scienzialata di farci fare il quadrotto, il giro di tutti i semafori prima di attraversare, quindi sono tempi semaforici anche per chi deve attraversare a piedi assurdi, dove si vede che non viene data la priorità alle persone ma al trasporto in auto. Guardate qua, saranno almeno 90 all'ora, siamo in pieno centro quasi. Qua dicono piottano, a Milano come si dice? Ma non vanno così veloci in centro. Bene che è la capitale, però. Ci ho capito, però sai che la risposta romanesca, quella. Ho capito, ma Milano è come a Garbatella. Ma che è sta roba? Verde, dai! Oh, alla fine non è stato così lungo il giro, eh! E adesso entriamo nella Magliana. Magliana. Ma hai c'era capito? Qua un boss. C'era proprio una gang, la banda della Magliana. Ma va. Salutiamo tutti gli amici della Magliana. Della banda pure. Della banda. Esisterà la banda musicale della Magliana? La banda della Magliana, sarebbe figo. Attenzione ragazzi, il richiamo del Maritozzo ha colpito. Sono venuto da Milano apposta con un obiettivo, mangiare quello. Senza parole. Proprio avanti a te il Colosseo moderno. Quadrato. Quello è un palazzo altissimo, ma perché non ci sono grattacieli a Roma, Loreto? Perché Roma sotto è vuota. Non arrivano a Milano le notizie delle varie voragini che si aprono all'improvviso. Avete le voragini? Sì. È una zona un po' a rischio idrogeologico, soprattutto quella dove vivo io. Però, molto bene. Però da noi se scavi invece lo sai che trovi l'acqua. Dai, forza amministrazione! Vieni, 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 adesso ti faccio vedere una cosa bellissima! Lo stai vedendo? Guarda bene! È quello? Ma va! Avvicinati e guarda che meraviglia da vicino! Cioè, raga, questa cos'è, la Portuense? No, questa è l'Ostiense. Questa è l'Ostiense, raga, sotto qua c'è un ponte romano mantenuto molto bene. Che c'è? Per lo meno è sopravvissuto. Vabbè, però. Sì, forse così è sopravvissuto meglio. Ma chissà, forse si è salvato proprio grazie a questo ponte. Sì, sono le edicole dei volontari, dei gatti. Un gruppo di appassionati che tiene sfalcia, tiene un minimo di manutenzione, fanno raccolte fondi. E curano anche la cartellonistica, danno le informazioni, sono anche molto bravi anche da un punto di vista grafico, secondo me, a me piace. Tra l'altro c'è anche la possibilità, giusto, no, di sostenere quest'opera di mantenimento della, sì, ciclabile, giusto? Ogni tanto c'è un crowdfunding, basta cercare Regina Ciclarum sul web, si arriva al loro sito e c'è la possibilità di donare per mantenere questo percorso, perché un percorso una volta che viene creato poi va mantenuto. Comunque in descrizione trovate il link se volete sostenere questo progetto, e anzi fatelo. Sì, sostenete, ma soprattutto se siete di Roma è una cosa bella che potete fare nei confronti della vostra città. Adesso inizia la zona rurale, vedrai com'è bello. Ah,
Ma è più bello? È ancora più bello del centro, secondo me. Questo qua a fianco è l'ippodromo, l'ex ippodromo di Tor di Valle. Adesso è tutto fermo, abbandonato, chissà che cosa diventerà. Un po' fuori l'accento quello alla Massimo Boldi, quello quando prova a far romano che dice: ma che stai a fare? Dai, Fabri, dimmi un po', dimmi. Mamma mia, come sto? Ma che stai a fare? Ma che stai a fare? Non lo so. Eccolo, no, è tutto qua, era tutta campagna. No. Qua è tutta campagna. Cioè. Qua prima era tutto, era tutta palude. Buongiorno al gruppone. Appena passato per il sole, che qua quanti gradi ci saranno? A me è da 18. È febbraio, raga. Dovrebbe essere il momento più freddo dell'anno, cioè avete 18 gradi! Lo so, è una cosa che ci dovrebbe preoccupare, però che ti devo dire, nell'attesa dell'estinzione ci godiamo questa fase di transizione. Memorizzate bene questo posto, c'è questo archetto con l'edera, qui inizia il gelsomino, non so cos'è, inizia una serie di trick e ballacche per arrivare a Fiumicino. La strada ti invita a scendere giù, ma lì in realtà non si va da nessuna parte, si esce qui in questo piccolo passaggio e si sale su questo ponte, venite. Lo vedi l'airone? Cosa? L'airone, lo vedi? L'airone. Lo sai con che fa rima airone? Con te fa rima. Ok. Era sempre una citazione di una vecchia pubblicità. Voi ce ne avete gli emu? No, cosa sono gli emu? Sono quelli che hanno il becco adunco. No. Che stanno soppiantando gli aironi nelle nostre risaie. Vengono dall'Africa, vengono qua. Vengono a rubare il riso degli aironi italiani. Esatto, signora mia, ma guardi quando c'era lui. Questa è una tratta ufficialmente ancora di nessuno. Non è. Le persone che coltivano queste terre. Oggi non tutte amano il viavai di persone in bicicletta, però noi ci crediamo. Esatto, voleteci bene, non bisogna mai scontrarsi, basta poco, soprattutto quando veniamo in bicicletta qui dobbiamo avere rispetto del posto in cui pedaliamo. Un bel crocevia, qui si apre anche il panorama alle nostre spalle, vediamo il Terminillo, vediamo anche i Monti d'Abruzzo con il velino e ovviamente Colli Albani. Proseguiamo. C'è un volpacchiotto, chissà se lo vedete. Buongiorno. Chilometri alla frittura. Hai visto che guglie? Sì. L'uomo sposta di proprio. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Voilà. E qui si mangia e si beve. Questo è bellissimo tratto con tutte le friggitorie e i ristorantini. Peccato che vedete che è ancora un grande parcheggio, una grande autorimessa. Noi speriamo, ci immaginiamo questo molo tutto quanto pedonale un giorno. Secondo te si alza lui? Si alzerà? No, secondo me chiede un altro piatto di spaghetti. Ho una zavorra in questo momento, molto buona, però qua sta.
L'aiuteremo ad alzarsi. Lo tiriamo su. Dopo l'autopranzo, una piccola passeggiata sul molo dei pescatori è sacrosanta. E allora siamo arrivati, il Tevere sta per finire, tra un pochetto vedete il mare. Come avete visto, non esiste una ciclabile in un bel tratto, però il percorso c'è, lo fanno già tutti. Abbiamo cominciato a vedere anche le prime famiglie in bicicletta che arrivano fino qui a Fiumicino. Ovviamente il grosso qui devono e possono farlo le istituzioni. Aspettiamo che il Comune di Roma faccia il tratto di sua pertinenza. Fiumicino è già a buon punto. Noi sicuramente non stiamo fermi ad aspettare le istituzioni. Mi raccomando, venite qui, facciamo straripare questo percorso di biciclette e vedrete che le istituzioni ci verranno dietro. Meta per fare giri in bicicletta. Stop, buona, ringraziamo Pietro. Andatelo a seguire, E allora questo è l'ennesimo saluto, ma mi è venuto in mente perché ho pensato a stamattina, siamo partiti dagli studi di Sax Rubra e adesso vi salutiamo qui dalla ciclabile Fiumicino a Roma. È tutto, a voi studio. Ba 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 ba